Un altro gradito ospite ai nostri microfoni oggi qua alla festa per i 100 anni del Legnano è Massimo Rovellini. Ciao a tutti, ciao. Allora, mister, io lo chiamo mister perché ora è il mio mister. Comunque, è un mio giocatore, comunque, anche se non lo sapete. Comunque, lui qua a Legnano non è ricordato come mister, ma è ricordato come giocatore. Allora, che cosa vuol dire giocare a Legnano? Per me è stata una cosa bella sicuramente, anche perché sono un legnanese doc, sono proprio nato a Legnano, perciò riuscire a vestire questa maglia qua gloriosa è stata una soddisfazione immensa per me, soprattutto perché ho avuto dei problemi inizialmente, perché sono stato scartato dal settore giovanile quando c'è stato un provino, di conseguenza essere riuscito a ritornare nel calcio importante qua a Legnano è stato un merito, un vanto che mi tengo ben stretto. Ecco, allora, oggi la manifestazione ha dimostrato che l'interesse verso questa società, che oramai purtroppo non c'è più, è veramente molto alto. Ci sono state tuoi ex compagni, vecchie glorie. Che cosa deve fare questa società ora per cercare di ripartire? Ma innanzitutto mi ha fatto piacere questa manifestazione organizzata per i 100 anni della Cilegnano, e mi ha fatto piacere ritrovare tanti miei ex compagni di squadra, tanti giocatori che dopo tanto tempo ci siamo ritrovati, e anche più grassi di me, e questo mi ha fatto molto piacere. Niente, Legnano è una maglia storica, sicuramente ho dei grossi ricordi e mi ha fatto piacere essere stato uno di loro, insomma. Ecco, allora, tu sei anche, diciamo, un po' il legame tra il vecchio Legnano ed il nuovo Legnano, perché sei stato grande protagonista nella AC Legnano ed ora sei protagonista anche con questa nuova avventura in questo AS di Legnano. Che cosa deve fare adesso questo AS di Legnano per cercare di riconquistare il tifo, i tifosi e riportare allo stadio quell'entusiasmo che c'era una volta? Ma io lo spero, ovviamente il compianto, come si dice a Cilegnano, è nel cuore di tutti, però in questo momento qua c'è da dare sicuramente merito a dei personaggi come il presidente Zanda, il direttore sportivo Cozzi, che hanno riportato i colori del Legnano, la maglia del Legnano, a ricalcare ancora lo stadio Mari. E di conseguenza c'è da capire che purtroppo i tempi, tra virgolette, grassi come erano prima, non ci sono più in questo momento di crisi, sia nel panorama, ripeto, normale, quotidiano, e cercare e trovare ancora dei vecchi presidenti dove mettono tanti tanti soldi è difficile. Perciò è nato questo AS di Legnano e ha portato questi colori importanti. Io penso che la gente, al di là di tutto, deve capire che sta andando avanti il colore lilla, e il colore lilla deve essere seguito da tutti i tifosi. Chi vince il campionato quest'anno di promozione? Speriamo noi, questo col gol di Olgiati sicuramente. Questo sottolineiamo. Bene, allora ringraziamo mister Rovellini e forza Lilla. Grazie a voi.